Tra pochi giorni sarà presentato e annunciato Football Manager 2025 ed Eniba si farà trovare sicuramente pronto con fantastiche offerte. Come sempre ragazzi, mi raccomando, per maggiori info, link in descrizione. Amici appassionati di calcio, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi signori parliamo ancora una volta di Football Manager 2025. Manca sempre di meno all'annuncio ufficiale. Fine mese, il 30, una data forte secondo i leaker, doveva essere il 24, anche secondo altri leaker, ma se non è il 24, visto che adesso siamo al 25, quindi ufficialmente scartiamo questa data, rimane calda, molto calda, quella del 30 settembre 2024, possibile data di annuncio ufficiale da parte di FM25. Oggi però si parla di rumors, si parla di altri leaker, si parla di un argomento molto forte che probabilmente potrebbe subire una vera e propria rivoluzione proprio nella prossima edizione FM. E stiamo parlando dei ruoli dei calciatori e di due fasi, quella di possesso e quella di non in possesso. Pagina Twitter ufficiale di Sorti Outsai, commenteremo questa schermata, qui ci sono tante cose a dire, tante cose da analizzare. Loro è un sito che sfruttiamo davvero tanto, soprattutto per il no fake o per le faccine. E colgo l'occasione intanto per ringraziare Marco, perché anche per questo video mi ha dato una grossa mano per la sua traduzione personale, che abbiamo così voluto condividere insieme, perché qui sono terminologie in inglese, sono ruoli che per chi gioca con il gioco in lingua inglese conosce molto bene, per noi italiani che giochiamo con la lingua italiana, diciamo che i ruoli hanno poi una traduzione totalmente diversa. Oggi infatti cercheremo di provare a tradurre insieme questa schermata, ma colgo l'occasione anche per invitarvi sul canale Discord, momento che appunto sfruttiamo molto questo sito, sia per il no fake che per le faccine, e anche per l'aggiornamento del calciomercato. Mi raccomando ragazzi, se volete questi strumenti utili per le vostre carriere su FM24 e non solo, o anche 23, 22, o chissà, anche poi per la prossima edizione 2025, canale Discord, link come sempre in descrizione. Partiamo dalla prima frase. Si vocifera che su Football Manager 2025 si andrà verso una direzione di suddivisione dei ruoli, quelli in fase di possesso e quelli in fase di non in possesso. E di conseguenza, che cosa subito ci viene in mente? Che ci sarà probabilmente la possibilità di avere una formazione dove gestiamo i calciatori nella fase in possesso ed un'altra formazione nella fase non in possesso, con però i rispettivi ruoli. Se devo essere sincero, io faccio parte di quella lunga lista di persone che non apprezza troppi ruoli all'interno di FM. Io sono un grande fan del ruolo neutro, mi manca effettivamente il vecchio FM, come era tantissimi anni fa, però c'è anche da dire che se si vuole andare verso un'evoluzione, se ci si vuole avvicinare alla realtà, bisogna scendere a compromessi. E secondo me quello che hanno fatto i ragazzi di Sport Interactive, sono scesi a compromessi solamente con l'inserimento di tutti questi ruoli, riusciamo poi in qualche modo ad avvicinarci al calcio vero. Questa però è una rivoluzione, questa è un'evoluzione, questo è uno step in più, è qualcosa che effettivamente non abbiamo mai avuto, perché so che molti saranno pronti dicendo: ma su Scudetto 20 anni fa esisteva effettivamente la possibilità di poter personalizzare la posizione della squadra in ogni quadrante, addirittura del rettangolo di gioco. Il problema però, ragazzi, è che oggettivamente noi non potevamo effettivamente verificare la reale posizione di quei calciatori dal momento che più di 20 anni fa non esisteva neanche la visuale 2D, semplicemente c'era una cronaca testuale che sì, suscita sicuramente bei ricordi, ma no, non ci può permettere di verificare se quello che abbiamo fatto è stato poi implementato correttamente. Adesso sì, perché non solo 2D, non solo 3D, ma probabilmente, anzi, togliamo probabilmente, sicuramente ci sarà un nuovo motore grafico e di conseguenza ci immaginiamo anche una visuale grafica più accattivante, ma non è questo il punto centrale. Guardiamo adesso un attimo quelli che sono i nuovi ruoli nella fase in possesso. Abbiamo il ball playing goalkeeper, scusate poi anche per la pronuncia sicuramente non fantastica, il no nonsense goalkeeper, il playmaking wingback, il channel midfielder e poi rimaniamo sempre sul channel per il forward. Qui andiamo a toccare diversi ruoli, anche se in questo caso non vengono citati i ruoli, ad esempio, del difensore centrale, avremo modo poi sicuramente di parlarne per la fase non in possesso. Qui sono due ruoli per il portiere, il ball playing e il no-nonsense, e poi abbiamo il terzino, il wingback, quindi wing ci fa presupporre, insomma, discorso di fascia, di ala, però per quanto riguarda il back invece sappiamo con certezza che si sta parlando del terzino. Midfielder è il centrocampista, e forward invece è l'attaccante. Il primo ruolo, e qui infatti colgo di nuovo l'occasione per ringraziare Marco perché abbiamo appunto condiviso il nostro pensiero su queste traduzioni,
È diciamo una sorta di, probabilmente, potrebbe essere un'evoluzione del portiere libero, una sorta di portiere regista, un portiere con molte più responsabilità in fase di possesso, palla al piede. Mentre per quanto riguarda invece il nonsense goalkeeper, se noi andiamo a fare la traduzione, se non ricordo male, di un ruolo del difensore senza fronzoli dall'italiano all'inglese, probabilmente c'è appunto questa parola, il nonsense, quindi è un portiere senza fronzoli, quindi un portiere alla vecchia maniera che, insomma, non abituato sicuramente a gestire palla con i piedi, ma più appunto a parare e basta. E poi, semplicemente, probabilmente, spazzare il pallone, allontanarlo o effettuare dei rinvii lunghi e sicuramente non corti. Il playmaking wingback, qui invece, è una sorta di terzino regista. Sappiamo che sulla fascia abbiamo il regista largo, che può essere visto sia sulla linea centrale del centrocampo, oppure, se si vuole utilizzarlo come trequartista, esiste come ruolo già da diverso tempo ed è un ruolo sinceramente che apprezzo, un ruolo che non mi dispiace. Vedere però questa tipologia di calciatore più arretrato come terzino, non lo so. Qui, sinceramente, a differenza del portiere, che posso capire questa differenza, sul terzino non lo so. A questo punto, io la cosa che mi auguro è che tolgano poi dei ruoli. Perché se tu mi aggiungi, scusatemi, il playmaking wingback, il regista, il terzino regista, a questo punto spero che possano essere molte di meno le tipologie di terzini. Perché alla fine, quale può essere la differenza rispetto a un terzino normale? Nella realtà sappiamo che i terzini ormai sono veramente pochi quelli che sanno difendere. Il ruolo del terzino si sta trasformando sempre di più in due direzioni, forse massimo tre. Quella di un terzino che rimane dietro, il terzino invertito, ruolo che è arrivato proprio nell'edizione 2024 di FM. L'esterno invertito, che è quella tipologia di terzino che in parte ha ricoperto anche Theo Hernandez, che può essere più o meno offensivo, quindi un calciatore che magari tende a accentrarsi, a lavorare più nelle zone centrali. Poi Theo Hernandez, questa, insomma, stiamo parlando forse del primo Theo Hernandez di Pioli, adesso è effettivamente più un giocatore che tende di più a lavorare proprio sulla fascia. E poi, insomma, i terzini di spinta, quelli che poi li vediamo puntualmente, proprio rimanendo in tema Milan, Theo Hernandez, vediamo proprio particolarmente sulla tre quarti campo. La questione del regista ci fa venire magari in mente il fatto di poter maggiormente verticalizzare, maggiormente correre dei rischi, ma tutto questo sappiamo che potevamo implementarlo anche prima, quindi perché l'esigenza di utilizzare questa tipologia di ruolo? Secondo me questa esigenza può essere giusta e corretta, ma se tu, Sport Interactive, mi vai poi a togliere altri ruoli, sempre su quella zona di campo, che con questo ruolo poi inevitabilmente saranno inutili. E a proposito di questo, sul discorso inutile, channel midfielder, canale centrocampista, centrocampista canale, flusso, corridoio, insomma, questo ci lascia presagire la possibilità di inserimento. Noi sappiamo che comunque su FM questa tipologia di forzatura dell'inserirsi nel sfruttare bene gli spazi, nell'andare proprio a dare fastidio alle linee degli avversari, la possiamo avere con molteplici ruoli in mezzo al campo. Sicuramente la gran parte, tutti, quelli con atteggiamento offensivo e non solo, perché poi sappiamo che comunque certe forzature le possiamo fare anche con atteggiamento a supporto. Questo discorso vale anche poi per il centravanti. Scusate, mi viene appunto da dire centravanti, ma in realtà no, nel senso attaccante canale, canale attaccante, insomma, è solo da identificare bene questi ruoli. Io sarei davvero felice, molto felice, sarei felice di accettare, insomma, questi nuovi ruoli, ma nello stesso tempo anche di salutare, abbandonare ruoli che secondo me ormai un po' per inutilizzo, dove Sport Interactive sappiamo stare molto attenta sul discorso utilizzo o non utilizzo di diverse opzioni di gioco, e quindi spero che anche questa attenzione possa essere proprio portata anche per gli attaccanti e tutti quegli altri ruoli poco utilizzati, e so che sto dicendo una cosa forte, ma alcuni inutili, o meglio, difficili da contestualizzare, mettiamolo giù così che sicuramente non fa arrabbiare nessuno. Andiamo adesso nella fase non in possesso, dove la grossa novità sembra essere di quest'anno, abbiamo una sfilza di possibili nuovi ruoli. Adesso, ragazzi, stiamo parlando di rumors, c'è scritto anche nel titolo, probabilmente anche nella copertina, quindi prendiamo tutto con le pinze. Sicuramente tra 5 giorni avremo le idee più chiare, ma volevo condividere con voi questo leak, definiamolo tale, da parte di Sorti Outsai. Rimaniamo sempre sul tema portiere, perché si parte, insomma, dal portiere. Sweeping online. Qui in realtà sembrano essere lo stesso ruolo, ma diviso, diciamo, in due tipologie di atteggiamento.
Sweeping sicuramente il portiere che spazza, mentre Orlein potrebbe forse essere un portiere che si assume molte più responsabilità e finalmente, perché comunque nel calcio vero li vediamo, un portiere che si assume anche molti più rischi nella fase non in possesso e che magari tende a stare un attimino più alto. Questo non lo so, diciamo che l'atteggiamento diciamo più avanzato ce l'hai quando il portiere sicuramente è in fase di possesso. Sinceramente non lo so, qui spazio a voi, alla vostra poi interpretazione o fantasia. Central back, qua stiamo parlando invece del difensore centrale, overlapping o stopping. Il primo dovrebbe essere un concetto di sovrapposizione. Ben venga ragazzi, ben venga, perché sì, libero che avanza, sì, il discorso dei braccetti, ma sì, siamo ancora distanti da quello che sono poi i movimenti che vediamo nella realtà da parte di diverse squadre. Adesso probabilmente con la figura di Calafiore all'Arsenal sono decisi, ecco, di andare poi a forzare quella tipologia di movimento anche poi su FM, anche se questo l'avevamo in parte anche con Libero Cavanza. Stopping probabilmente è un po' il contrario, cioè nel senso se da una parte abbiamo un centrale che si sovrappone, che avanza, che si prende dei rischi importanti, lo stopping diciamo che può essere diverso. Detto questo, bisogna anche capire poi questa tipologia di atteggiamento, perché non lo so, ragazzi, qui stiamo comunque parlando di fase non in possesso. Quindi, perché un difensore dovrebbe sovrapporsi nella fase non in possesso? Bisogna, non lo so, o hanno fatto confusione loro, oppure sono io che non ho ancora ben capito, non ho interpretato bene queste nuove terminologie, ma in questo caso questi possibili nuovi ruoli. È invece molto più facile da capire il lavoro dei terzini di fascia sinistra e fascia destra. Perché qui abbiamo holding or pressing, quindi sicuramente holding che tiene la posizione, che temporeggia, che non si assume troppi rischi, l'altro invece che va ad aggredire maggiormente l'avversario, va magari anche a cercare un anticipo. E qui, sia per il mediano, il DM, il defense midfielder e il central midfielder, quindi il centrocampista, sono praticamente uguali. Dropping no, perché dropping probabilmente è il mediano che scala, che scende, che va diciamo a formare poi o una difesa 3 o comunque scende poi dai difensori. Screening dovrebbe essere una copertura che effettua in questo caso il mediano. Pressing, come ben sappiamo, insomma, va ad aggredire invece con forza l'avversario, si prende più rischi. Wide covering, invece, probabilmente, secondo Marco, questa è una copertura di un'area diciamo, elevata. Quindi un mediano che cerca in qualche modo di coprire poi tutta l'area laterale del campo. Rimanendo sempre su queste terminologie, ma togliendo solamente il dropping, abbiamo poi le stesse riguardanti il centrocampo. Quindi non c'è bisogno di aggiungere altro, abbiamo già spiegato per i mediani, quindi stesso discorso. Per i trequartisti è particolare, ma nello stesso tempo interessante. Il primo, tracking, sembra essere più un cercare di stare attenti, vedere un po' che cosa succede, ma non assumersi troppi rischi. Central outlet or splitting outlet. Qui invece si parla di uscite, presumo, dove immagino, credo che sia un qualcosa riferito alla posizione centrale, alla zona centrale del campo, oppure alle zone laterali. Quindi questo è appunto l'atteggiamento del nostro trequartista. Tracking a tracciare, oppure ad uscire, o per vie centrali, o probabilmente, credo, lungo le fasce. E questo l'abbiamo, questo discorso di tracciamento l'abbiamo anche poi sui giocatori che lavorano nella zona laterale del campo, sia sulla fascia sinistra che sulla fascia destra, quindi o diciamo un'uscita sulle fasce oppure un tracciare la situazione sempre sulle fasce. Per tracciare probabilmente c'è quella di non andare subito ad aggredire, mentre per l'altra invece c'è voglia di andare alla immediata riconquista del pallone. Stesso discorso, molto simile, non troppo distante per quanto riguarda poi il lavoro in questo caso dell'attaccante, presumo, credo proprio di sì. Comunque, insomma, stiamo parlando di una posizione decisamente avanzata del campo, anche perché qui si è andati in ordine, seguendo portiere, difesa, mediana, centrocampo, tre quarti e poi successivamente il reparto offensivo dove si lavora maggiormente all'interno dell'area di rigore. Se posso dire la mia, se questa cosa l'avessi letta da un'altra fonte, magari anche sconosciuta, non ci avrei dato molto peso, non ci avrei nemmeno fatto probabilmente il video. Il fatto che tutto questo provenga da Sorted Sai invece mi fa ben sperare. Ben sperare, vedremo, perché se dovesse essere confermato, bene, hanno praticamente svelato una novità con largo anticipo,
Ma diciamo che quello che mi auguro è che tutto questo possa essere implementato nel migliore dei modi all'interno della nuova versione di gioco. Ha senso tutto questo? Assolutamente sì. Stiamo parlando di un nuovo motore grafico, di una vera e propria rivoluzione, detta più volte da Miles Jacobson. Quindi, quale migliore occasione per presentarsi così, con dei nuovi ruoli e soprattutto con finalmente la suddivisione vera della fase di possesso con quella non in possesso? Ragazzi, a questo punto, parola a voi. Fatemi sapere come avete preso queste possibili novità all'interno di Football Manager 25, che ricordiamo a fine mese, e a questo punto pensiamo al 30 come data dell'annuncio ufficiale del gioco, con tanto di trailer, presentazione e chissà magari anche qualche conferma proprio di questo rumors. Fatemelo sapere come sempre qui sotto nei commenti. Vi aspetto sul canale Discord, vi aspetto in live tra 4 giorni, non il 30 ma il 29, per il mio ritorno ufficiale sul canale Viola a partire dalle 14. Come sempre, tutte le info le trovate in descrizione. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima!